Torno a Parigi questa sera e poi domani faccio delle valigie molto più importanti di quelle che ho fatto per oggi, cioè zero valigia, e torno a Roma per un lunghissimo periodo perché ho accettato di fare una serie televisiva che si chiama, allora il titolo è provvisorio e si chiama Tutto può succedere, Tat Lei Arai. È la prima volta in questo contesto, nel senso che ho fatto già un bellissimo ruolo a cui mi sono legata molto in Entreatment, Ah, sì. cioè nella seconda stagione, quindi non è ancora uscito. È questo di regia di Saverio Costanzo, una serie televisiva stupenda, nel senso, io quando ho scoperto la serie televisiva americana, quello che ho già Ah, no, anche Tutto può succedere è un remake, un adattamento di una serie americana come In Treatment. Sono delle sedute di psicanalisi, quindi il paziente parla per mezz'ora senza soste, parla, piange, ride, insomma, quindi bellissimo da un punto di vista attoriale come esperienza, solo che mi ha preso 10 giorni di lavoro, invece adesso parliamo di 6 mesi. Proposte no, non ho dovuto rifiutare delle proposte, sono stata incuriosita da dei provini che riguardavano delle serie televisive, ma non ho ottenuto proprio. Una cosa che può succedere, e dopo forse ne sono anche stata contenta, perché poi il nostro lavoro è un po' così: devi provare tutto, proporti per diverse cose e dopo rifletti. Quindi ci sono state diverse volte nella mia vita in cui mi sono detta: meno male che non mi hanno presa. E credo che per questa cosa di serie televisiva all'estero sia stato un po' questo: non erano cose meravigliose americane, erano altri contesti.